Nuovo infortunio per Paul Pogba. Il 29enne centrocampista francese della Juventus, alla prima gara da titolare in stagione, si fa male al 21esimo minuto della sfida casalinga con la Cremonese. Dopo un cross, Pogba si accascia per quello che secondo le prime news sarebbe un problema muscolare al quadricipite. Il numero 10, consolato dai compagni, lascia il campo in lacrime e lascia il posto a Arek Milik. Il francese viene da un'annata a dir poco travagliata. Durante la preparazione della scorsa estate si è procurato una lesione al menisco che ha cercato di superare con una terapia conservativa. Solo dopo diversi mesi ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Ora, dopo un lentissimo rodaggio, il nuovo stop. Dalla gioia al nuovo dolore, per Paul Pogba non c'è davvero pace. Il francese era tornato titolare dopo oltre un anno per sfidare la Cremonese, ma la sua partita è durata meno di metà tempo. Il centrocampista si è fermato dopo un cross intorno al 21esimo minuto per un guaio fisico che in un primo momento sembrava riguardasse il ginocchio sinistro e sul suo volto si leggeva tristezza e disperazione. In realtà si tratterebbe di un problema muscolare. È l'ennesimo stop di una stagione davvero maledetta, con Allegri che ha scelto Milik per sostituirlo. Ieri l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese aveva parlato così del francese. Pogba sta crescendo di condizione, giovedì ha fatto 25 minuti bene. Soprattutto quando le partite diventano vicino all'area, nella metà campo avversaria diventa un giocatore ancora più straordinario, aggiunge Allegri. Ha bisogno di giocare partite per trovare la condizione e lo sa anche lui. Ne abbiamo parlato tante volte, ma in questo momento l'importante è che sia a disposizione per mezz'ora, per un tempo. Giocando ogni 3 giorni è difficile che riesca a recuperare per l'intera partita.